Benvenuti in questo nuovo filmato. Come sempre andremo ad esplorare ciò che è nascosto, l'ennesimo angolo d'Italia dimenticata. Questa volta preferisco non specificare il luogo esatto, per varie ragioni. Queste stanze erano adibite ad uffici, ed oggi sono completamente vuote. Ma è l'unica parte rimasta vuota dell'intero complesso. Questa era l'entrata principale, era da qui che gli operai iniziavano ogni giorno a lavorare, dove adesso c'è il caos, c'erano uffici ed impiegati, qui c'era anche l'area della pausa caffè e tanti altri barlumi di vita quotidiana, ormai solo un ricordo. C'è persino un calendario ancora appeso al muro, mentre una grossa parte dei danni visibili sono stati causati dai soliti sciacalli. Ormai è così in quasi tutti i posti che esploro. Ci sono abituato, ma è sempre un brutto spettacolo. Qui tutto sembra ancora pronto per il quotidiano timbramento del cartellino. Certi punti fanno quasi pensare che la chiusura non sia mai avvenuta in realtà, che questa fabbrica sia solo dormiente, in attesa di riprendere la produzione. Ogni cosa è rimasta immobile dall'ultimo giorno di lavoro, quasi nulla è stato toccato da allora, c'è materiale pronto a riprendere immediatamente e macchinari ancora perfettamente conservati. Come questo muletto, un muletto veramente molto interessante, di marca Toyota e probabilmente degli anni 90. Sicuramente funziona ancora. La fabbrica è stata chiusa nel luglio 2004. 13 anni ci separano dal momento della sua attività, alle immagini che state osservando adesso. Quando prima ho detto che è rimasto tutto non esageravo, addirittura ci sono bidoni con dentro olio, alcuni ancora colmi fino all'orlo, mentre altri completamente vuoti. Era probabilmente materiale utilizzato per le fasi produttive. Non è comunque chiaro cosa facessero specificatamente in questa fabbrica. Quel che è certo è che dentro questi capannoni venivano svolte lavorazioni di tipo meccanico. Vi invito a scrivere nei commenti cosa secondo voi veniva prodotto in questa fabbrica. Potrebbe nascere una discussione interessante. I motivi della chiusura sono un vero mistero, anche se di fatto non così poco intuibile. Ritengo infatti che la chiusura sia avvenuta per fallimento, oppure per spostamento dell'attività, anche se quest'ultima ipotesi è meno probabile. Perché lasciare così tanti materiali, macchinari ed attrezzature? No, è più probabile una chiusura per fallimento, a mio parere. Oltretutto, la grande presenza di Eternit ha reso difficoltosa la relativa rivendita della fabbrica, che di fatto avrebbe bisogno di un'imponente bonifica. Oggi l'amianto del tetto è in fase di pericoloso deterioramento, che pioggia dopo pioggia, temporale dopo temporale, questo capannone in Eternit avrebbe bisogno di essere ripulito, senza contare che qui ci sono anche diversi scarichi industriali, inquinamento lasciato in eredità dai vecchi proprietari. We'll be right back.
Forse dico sempre le stesse cose, ma non posso esimermi dal dire che è un vero peccato vedere una fabbrica del genere in queste condizioni. So con certezza che è ancora in vendita, anche se sono anni che tentano di vendere questa proprietà senza successo. In una stanza abbastanza nascosta c'è invece un piccolo archivio, con schedari anche abbastanza vecchi, che arrivano agli anni 90 fino agli anni 80. Considerate comunque che questa fabbrica è stata costruita già negli anni 70, anche se è possibile che abbia cambiato proprietari diverse volte. Per terminare questo video vi farò vedere ancora l'ultima parte. Considerate che non vi ho fatto vedere esattamente tutto quanto, ma vi ho fatto vedere le parti più interessanti. Quest'ultima parte comprende il vano caldaia e un piccolo archivio secondario nascosto nell'ombra. E per finire c'è il vano caldaia, che potrebbe tornare a funzionare con un minimo di manutenzione. Siamo arrivati alla fine di questo video. Vi ringrazio per la visione e, come sempre, ci vediamo al prossimo video.